Legalità e giustizia sono valori imprescindibili di democrazia, ma anche strumenti per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. L'ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, nel saluto rivolto ai partecipanti al primo dei due appuntamenti che hanno caratterizzato il convegno organizzato a Palazzo Cesaroni venerdì 24 e sabato 25 ottobre dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, di cui lo stesso Brega è coordinatore, dal titolo Legalità e riforma della giustizia. In una sala Brugnoli gremita sono stati il sottosegretario al Ministero dell'Interno Giampiero Bocci e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, presidente della Commissione Riforma Normativa Antimafia, ad approfondire il tema, coordinati dalla giornalista dell'Espresso Primo Di Nicola. Chi pensa che le mafie siano un problema circoscritto al sud, ha detto Brega, sbaglia, perché come scrive nel suo libro il procuratore Gratteri, fra i tanti pregiudizi culturali, proprio quest'ultimo finora ha ostacolato nel resto del paese processi di conoscenza e consapevolezza da tempo non più rimandabili. Oggi affrontiamo questo tema con uno dei principali attori a livello nazionale di questa riforma, che è Nicola Gratteri, una persona impegnata in prima linea per l'autorevolezza che ha rispetto al tema del riciclaggio, il tema delle mafie e quant'altro. Parliamo con lui e ragioniamo con lui del libro Dire e Non Dire, cerchiamo di approfondire queste problematiche che si sono legate all'interno del suo libro, ma che sono anche dentro la legalità, la riforma della giustizia, cercando di fare una riflessione che riguarda tutta Italia, ma anche una riflessione in maniera molto serena che rispetto alla nostra regione. Il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, ha parlato delle azioni che sta mettendo a punto il Parlamento, ma anche della situazione sicurezza in Umbria. Ma io sono soddisfatto dell'andamento che da diversi mesi abbiamo assunto in Umbria e a Perugia, i risultati sono importanti. È evidente che sta cambiando non solo il clima, ma anche la sensazione, la sicurezza percepita dai cittadini. Resta molta strada da fare. Parliamo di fenomeni naturalmente diversi rispetto al dibattito di oggi sull''ndrangheta, sulle associazioni criminali di stampo mafioso. Però è una criminalità che dà fastidio, che crea danno alla città, non solo all'immagine, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, penso soprattutto alle donne, alle persone anziane, e che mette a rischio anche la sicurezza dei nostri giovani. Insomma, noi abbiamo la necessità di riportare l'ordine assoluto in questa città, di consentire che la città venga messa a disposizione completa dei cittadini onesti, e da questo punto di vista mi sento di ringraziare il lavoro straordinario delle forze dell'ordine. Poi c'è un tema che bisogna togliere dalla testa di coloro che ancora sono ottimisti, che una regione come l'Umbria è una regione al riparo da infiltrazioni anche di organizzazioni molto più pericolose di quelle che abbiamo conosciuto. Ma il governo ha intenzione di portare in Parlamento in fretta una propria proposta di legge, di riforma. Mi sembra di poter dire che è uno degli obiettivi che il Presidente del Consiglio si è dato, che il governo si è dato, una giustizia più veloce, una giustizia capace anche di affrontare questioni come quelle del comparto della giustizia civile, del lavoro, che sono pezzi importanti per creare le condizioni di crescita e di sviluppo del nostro paese. Nicola Gratteri ha sottolineato la necessità e l'importanza delle riforme di cui la legislazione antimafia ha bisogno. Sì, la riforma della giustizia la stiamo facendo. Cioè, io come Presidente della Commissione di riforma nominata dal Presidente del Consiglio stiamo facendo delle riforme importanti che riguardano tutta la legislazione antimafia, quindi stiamo toccando il processo penale, le misure di prevenzione, e mettendoci prima di iniziare delle regole, di non abbassare di un millimetro le garanzie dell'indagato e dell'imputato, l'applicazione dell'informatizzazione disponibile nel 2014 al processo. E poi un'altra regola che ci siamo posti è quella di non rendere conveniente delinquere, cioè fare tali e tante di quelle modifiche quando non diventi conveniente non delinquere. Quando una persona viene
arrestato, la prima cosa che guarda è il capo di imputazione, il capo A in particolare, e lui ha paura solo della situazione in cui stava mafioso, perché la pena va da 20 a 30 anni o l'imputazione di omicidio. Quindi ho pensato di proporre alla commissione di scrivere un articolato e parificare la situazione di inquista mafioso alla situazione di inquista di stupefacenti. Gli uomini di istituzione dovrebbero essere coerenti col proprio ruolo, ognuno di noi fare una grossa autocritica e impegnarci di più. Nel secondo appuntamento, ancora sotto il titolo di Legalità e Riforma della Giustizia, Nicola Gratteri ha incontrato a Palazzo Cesaroni oltre 250 studenti delle quinte classi di diversi istituti delle scuole medie superiori dell'Umbria. E rispondendo alle numerose domande che una platea attenta gli ha posto, Gratteri ha ribadito l'importanza della scuola nella prevenzione, parimenti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e penale. Due situazioni che potrebbero fortemente arginare il fenomeno mafia. Poi, rivolgendosi ai ragazzi, ha consigliato loro di essere sempre generosi. Un modo, ha detto Gratteri, per riuscire a capire e affrontare meglio il mondo. Non siate egoisti, ha aggiunto, e studiate per avere sempre più strumenti a disposizione per costruire la vostra vita in maniera rigorosa e rispettosa degli altri. È essenziale, ha concluso, acquisire un'etica anticorruzione.